Ok. Allora, vediamo dal lato pratico qual è lo strumento che utilizzeremo per il disegno di mockup. Noi utilizzeremo un prodotto che si chiama Balsamic con la Q finale. Questo Balsamic è uno strumento che è uno tra i più utilizzati per fare mockup, quindi uno strumento appositamente pensato per disegnare mockup. Ne esistono due versioni, una versione desktop, cioè il programma che scarichi e installi, e una versione via web, che è un pochino più semplificata, un pochino più lenta, ovviamente anche da usare. Entrambe le versioni, desktop e web, sono a pagamento. Okay? Però per la versione web offrono delle offerte gratuite per le università. Qui noi abbiamo richiesto una licenza educational per la versione web, per quello col desktop non te la danno, fine. Per accedere alla versione web, e abbiamo creato una serie di utenti corrispondenti agli iscritti al corso nel sistema. Quindi di fatto il prodotto si chiama Balsamic, la versione web che tu puoi usare interattivamente su un sito è My Balsamic, la chiamano. Non cominciare a fare cose brutte. Ok. Si chiama mybalsamic.com, no? Comunque si entra dentro. Voi dovreste, vediamolo un attimo, ho perso un pezzo di Windows sotto. Ok, voi dovreste aver ricevuto tutti una mail proveniente da questo sito mybalsami.com con un link per potervi registrare e entrare con la vostra mail istituzionale del Politecnico. Quindi quando avete ricevuto questa mail, controllate di averla ricevuta, cliccate sul link che viene indicato e da quel momento in avanti potete entrare, no, su questo login, su questo sito MyBalsamic. Quindi l'indirizzo è www.mybalsamic.com, username e password che vi sono stati consegnati nella mail. Ok? Quindi tutti noi abbiamo un account a questo punto del corso su questo sito MyBalsamic, e adesso questi raccoglitori corrispondono al progetto di ciascuno di voi. Quindi ciascuno di voi ha un progetto aperto dentro il quale può creare i suoi mockup. L'unica cosa che non potete fare è creare nuovi progetti, quindi purtroppo avrete un unico contenitore che è il progetto dentro cui creare tanti mockup, magari relativi a esercizi diversi, quindi sono un pochino poi mescolati tra di loro il mockup di esercizio 1 con quello di esercizio 2. Però purtroppo anche la creazione di questi ha richiesto un lavoro manuale abbastanza antipatico, perché per fortuna abbiamo il corsista, e qui non riusciamo a darvi la possibilità di creare altri progetti individualmente. Cioè, questi progetti, ciò che farete, in realtà come vedete qua è visibile, adesso io lo posso solo vedere, ma voi, ciascuno di voi in realtà potrà vedere solo il proprio progetto. Di sicuro lo posso vedere, ma non andrò a vederlo perché non ho né desiderio né tempo di andare a sbirciare nelle cose che fate, quindi tranquilli, fate ciò che volete, non aprirò i vostri progetti. Mentre invece i progetti che creo io li creerò in modalità pubblica, in modo che voi possiate anche direttamente qua sul sito vedere gli esercizi che facciamo in aula o anche le soluzioni che verranno svolte, verranno poi caricate su questo sito, e li creeremo con delle copertine di colore diverso. Quindi voi siete grigi, tristi, e invece noi facciamo le copertine colorate. No, questo è semplicemente il colore di default.
Ah, guarda che sono tornate le icone sotto. Ok, quindi come si usa questo strumento? In realtà sullo schermo, sulla risoluzione del videoproiettore è abbastanza castigato, no? Per cui ci sono alcune cose che non si fanno vedere bene, ma quando lo proverete poi da soli vedrete che ci sono degli strumenti in più che qua sono condensati e non si riescono a vedere bene. Allora, questa operazione qua di creazione di un nuovo progetto voi non la potete fare, eh? Io la faccio per la prima volta. Io direi che possiamo, cioè, tanto per non partire da zero, partiamo da questo esercizio, no, di Tuber, no? Di cui avevamo già fatto dei casi d'uso, se ricordate bene, no? Quindi partiamo, proviamo a iniziare a modellare o inventarci mockup relativi ai casi d'uso di Tuber. Noi ne abbiamo fatti due, siamo così sviluppati fino in fondo, quindi iniziamo a ragionare sui mockup di questi casi d'uso. Quindi io mi creo un progetto in Balsamic che posso chiamare Tuber. Vabbè, poi volendo puoi indicare il collaboratore del progetto, eccetera, eccetera. Diciamo che il mio libro sarà azzurrino e creo un progetto. A questo punto, cosa posso fare all'interno di questo progetto? Allora, come prima cosa, fatemi modificare questo qui, vedete che è nato come accesso privato, lo modifico come accesso pubblico. Tutti gli utenti possono vedere il tuo progetto, website, ok? E quindi dovreste riuscire a vedere anche voi, direttamente appena vi collegate, a quello che sto facendo io, o quello che farò in questo progetto. Allora, un progetto è un insieme di mockup. Ciascun mockup corrisponderà a una videata e poi impareremo il modo per collegare queste videate l'una all'altra fornendo un minimo di interazione. Questo strumento permette anche di simulare un minimo di dinamicità, sicuramente una dinamicità superiore a quella di PowerPoint, anche se non di molto, ma è più naturale. Quindi posso creare un nuovo mockup sia da qua che da qua. Questa vista è la vista in cui potete entrare direttamente quando entrate nel vostro progetto. Quindi avrete una videata vuota in cui potete creare un mockup. Un mockup per ogni videata. Che cosa ci sta in ogni videata? Allora, andiamo a prenderci il caso d'uso. Il primo caso d'uso era quello del passeggero che farà una richiesta di trasporto partendo dalla posizione corrente. E avevamo 5 passaggi, abbastanza semplici. Allora, noi dobbiamo accorpare questi passaggi tendenzialmente a 2 a 2. Perché noi, guardate i punti 2 e 3, ad esempio. Perché sono i due punti, l'inizio e la fine sono sempre un po' anomali. I punti 2 e 3 che sono centrali. Il sistema mostra l'indirizzo di destinazione, il passeggero conferma. Non sono due videate diverse, sono la stessa videata. Il punto 2 è l'informazione che il sistema ci mette nella videata. Il punto 3 è la reazione dell'utente. Quindi noi faremo un mockup unico che riassume il punto 2 e il punto 3 del caso d'uso. Quando il sistema genera un'interfaccia utente, pensiamo all'HTML che abbiamo visto generare, genera un HTML, genera una pagina che contiene delle informazioni che l'utente può vedere, ma dentro quell'HTML, dentro quella pagina ci devono mettere anche dei controlli, dei bottoni, delle casellette di testo e altro, che permettono all'utente di fare poi la sua parte nel passaggio successivo. Quindi un'unica videata, un unico mockup, riassume sia le informazioni che il sistema dà all'utente, sia predispone l'interfaccia affinché l'utente possa fornire le informazioni di rimando al sistema. Quindi normalmente il rapporto tra passi del caso d'uso e mockup è di 2 a 1. Ogni due passaggi del caso d'uso c'è un mockup. Noi lo vediamo, il mockup, lo vediamo l'interfaccia nel momento in cui viene generata dal sistema. Quindi nella nostra partita ping pong tra utente e sistema,
Il mockup viene generato, è relativo al momento in cui il sistema lancia la pallina verso l'utente. Solo che quella pallina dentro di sé, è una partita ping pong truccata, la pallina dentro di sé ha già le opzioni che dice come l'utente potrà rispondere a questo tiro. Se gli voglio far fare una schiacciata oppure no. Lo sa già la pallina, cioè dentro la pagina che gli ho mandato ci sono certe opzioni e non altre, quindi l'utente quando risponde, quindi quando sarà il suo turno di rispondere, potrà rispondere solamente sulla base delle opzioni, delle possibilità che gli ho fornito io, quando gli ho dato la pagina. Quindi il mockup unico contiene i due momenti. Generazione dei contenuti, mando l'utente, l'utente vede i contenuti, compila i campi che deve fare e rimanda l'informazione da me. Tutto questo è l'unica fase. Quindi dobbiamo sempre pensare a questi due momenti. Eccezione fanno ovviamente, ad esempio, la prima pagina. La prima pagina parte con un'azione del passeggero che ovviamente la compierà, questa azione verrà compiuta su una pagina che esiste. Quindi la fase di generazione di quell'interfaccia, tipicamente viene attivata dal menu, quando viene richiamato il caso d'uso, noi qua non ce l'abbiamo nel caso d'uso, perché precede l'attivazione del caso d'uso. Il richiamare quella funzione è un'azione che precede la funzione stessa. Quindi qua non la vediamo. Ovviamente l'interfaccia utente dovremmo vedere questa videata che è stata creata da qualcuno. Non facciamo vedere anche lì, neanche nel mockup, l'attivazione, però la prima videata c'è, quindi ci sarebbe una sorta di passo zero in cui il sistema predispone la pagina nella quale l'utente può fare il passo 1. E poi ci sono anche le... ricordate che questa è un po' un'eccezione in cui il punto 4 e il punto 5 erano entrambi del sistema, quindi non c'era un ping pong esattamente con alternanza stretta, perché c'era il passo 4 che era un passo di attesa e poi automaticamente si passava al passo 5 senza un'azione dell'utente. Ma in realtà è un mockup diverso. Allora io avrò una videata iniziale nella quale l'utente può specificare l'indirizzo. Poi avrò una seconda videata nella quale il sistema mostra l'indirizzo trovato e il passeggero conferma. Due. Poi avrò una terza videata, che è la videata di attesa. Attendi prego, sto cercando un autista. E una quarta videata nella quale il sistema dà la conferma. Dalla terza alla quarta si passa automaticamente senza richiesta dell'utente. In realtà poi ci sono anche altre videate che sono quelle associate all'estensione, altri mockup. Ad esempio, il sistema indica che l'indirizzo non è stato riconosciuto e torna al punto 1, è un mockup diverso. Quindi quando l'utente dice l'indirizzo, il sistema può andare o all'indirizzo corretto o alla pagina all'indirizzo sbagliato. Il passeggero non conferma la destinazione e torna al punto 1. In realtà questo è un bottone in più nella pagina 3 che permette quel comportamento, non richiede. Quando non è una regola generale, ma abbastanza. Quando l'eccezione è dovuta a un comportamento diverso dell'utente, significa che quel comportamento era già stato previsto nella pagina precedente. Quindi non serve un mockup nuovo. Quando invece è il sistema che fa qualcosa di diverso, allora serve una videata nella quale il sistema fa vedere che ha fatto qualcosa di diverso. Oppure viene incorporato in una variante di una videata esistente. Ma lo vediamo grado per grado, non passo alla volta. Allora, partiamo dall'inizio. La prima videata è una videata nella quale il passeggero può specificare l'indirizzo di destinazione. Creiamo un mockup per far questo. Creo un nuovo mockup. Allora, come è fatta questa interfaccia? Ci dà... Allora, innanzitutto togliamo le note da qua. Abbiamo il mockup vero e proprio che viene disegnato in quest'area grande bianca qua sotto. Quest'area può ospitare dei controlli diversi, e qui c'è un elenco
di tutti i controlli widget che ci possono essere. In realtà non sono tutti, scusate, qui c'è un menu sopra, all mi permette di selezionarli tutti, di vederli tutti. Oppure ci sono i bottoni, quindi tutte le varie tipologie di bottoni, radio button, c'è button, c'è box, eccetera, eccetera, contenitori, quindi bordi, linguette, eccetera, elementi dei moduli, alcuni elementi sono ripetuti in più aree, no? Però fanno dei raggruppamenti tematici per aiutarci a trovare ciò che cerchiamo. Big sono quelli grandi, quindi che ne so, le mappe, i grafici, cose di questo genere. Quindi questo all è l'elenco di tutti i possibili elementi grafici che possiamo inserire nel nostro mockup qua sotto. Per inserirli semplicemente li trasciniamo, che ne so, io metto a caso, se questa fosse un'applicazione desktop la metterei dentro una finestra. Allora trascino la finestra qua sotto. E poi magari dentro questa finestra ci metto una casella di testo. Invento, poi adesso cancellerò queste cose e ritornerò sul nostro caso d'uso. La finestra di testo non riesco a trovarla, da qualche parte ci sarà. Ecco, un modo veloce per trovarla è usare questo bottone in alto che si chiama Quick Add, in cui si chiamerà text qualcosa, text input, ok, tac, e me lo mette qui. E quindi inserisco nella pagina i vari elementi semplicemente trascinandoli. Che posso spostare, eccetera. Quando seleziono un elemento mi compare la finestra delle sue proprietà, come in qualunque programma di disegno grafico, per cui io posso decidere magari che questo elemento qua è disabilitato perché non voglio che l'utente ci possa scrivere. Ogni elemento ha delle sue proprietà diverse. Posso vedere un testo di esempio, ci clicco sopra. Ad esempio scrivo qualche cosa, modifico dimensioni, insomma è un programma essenzialmente di grafica, questo, grafica vettoriale semplificata. Posso fare copia e incolla, cambiare i colori, eccetera, eccetera, renderlo semitrasparente, insomma una serie di giochini di questo genere. Quindi questo è un po' il lavoro che facciamo. Disegniamo un contenitore nella pagina che ci dia il contesto, no, della finestra del browser, la finestra del programma, la finestra dello smartphone in cui gira l'applicazione, e dentro questo contesto ci aggiungiamo gli elementi. Poi a questi elementi è poi possibile aggiungere anche dei link, fare in modo che quando questa è una casella di testo, quindi no, ma se fosse un bottone, lo vediamo poi dopo, ma se fosse un bottone, button, ci posso scrivere ovviamente ciò che voglio dentro, e compare tra le sue proprietà una voce links, quindi mi permette di associare a quel bottone, quando l'utente lo premerà, farà finta di premerlo, quello mi manda a un altro mockup, un'altra pagina, quindi mi permette di creare una piccola navigazione interna tra diversi mockup, dando l'impressione di interattività all'utente. Ok? Quindi a destra, man mano che io disegno nella parte grande qua centrale del mio mockup, nella colonna di destra compaiono tutti i mockup che ho creato all'interno di questo progetto in miniatura, così posso vederli, vedere come è fatto l'altro, posso saltare da uno all'altro per prendere un elemento, fare copia e incolla, trascinare, eccetera, eccetera. Se mi dà fastidio che ci siano, le posso nascondere, così ho più spazio per il mio progetto, no? Quindi nel menu view posso far vedere, ad esempio, se anche qui ho troppo spazio, so già quali siano gli elementi, uso la casella di Quick Add, evito di avere lo spazio occupato da questa libreria, no? Ma è un programma che si impara facilmente. Ok, ripartiamo da capo. Allora, la nostra applicazione di che tipo è? Dicevamo, qui adesso dobbiamo abbandonare la genericità e scegliere il campo di gioco, browser mobile o desktop. Questo tuber è mobile, e quindi cerchiamo qui. Chi ha fatto Balsamic non ha messo la roba Android, ha messo solo quella Apple, e allora ci metto un iPhone come contenitore.
Quindi questo è la mia tavolozza, il mio canvas, all'interno del quale andrò a posizionare gli elementi. Cosa devo fare? Passo 1, il passeggero specifica l'indirizzo di destinazione e richiede il viaggio. Quindi io immagino a un certo punto di avere come minimo una casella di testo e un bottone. Sono stato pigro qua, ho detto il passeggero specifica l'indirizzo. Come? Io lo posso intendere, il passeggero inserisce l'indirizzo di destinazione, no? Lo scrive. L'alternativa sarebbe avere invece una mappa in cui il passeggero seleziona su una mappa l'indirizzo di destinazione, zoom, vado, eccetera. Questo specifica, è stato vago apposta, ma adesso non posso più essere vago, devo decidere. Quindi leggo, specifica non era tra i verbi che avevamo messo prima, eh? Infatti non dice come. Inserisce dice come, non inserisce scrivendolo. Seleziona su una mappa, dice come. Quindi, per semplicità, partiamo, no, pensando che l'utente lo inserisca in un campo di testo. Quindi vuol dire che qua dentro dovrò avere un campo di testo, vediamo un po', un campo di testo, text input. Campi di testo ci sono di due tipi, text input e text area. Cioè è un dato che presumo sia disponibile su una sola riga, ci stia tutto su una riga, o presumo che invece occupi più righe, allora gli do un campo di testo con più righe? Beh, probabilmente l'indirizzo ha bisogno di più spazio. Bisognerebbe provare, non lo so, dovrei prendere un po' di utenti, dirmi un po' di indirizzi, proviamo a scrivere e vediamo se ci stanno. Questo sarebbe un elemento da sperimentare. Fingiamo che sì. Questa. L'utente scrive e sotto compaiono, cioè perché potrebbe inserire un indirizzo nel sistema, se scrive quello che vuole. Però se io faccio una combo box, qual è l'elenco di tutti i possibili indirizzi legali validi che lui può inserire? Dovrebbe essere come Google Maps, man mano che va scrivendo spuntano dei suggerimenti. Allora, se vi piace farlo così, vuol dire che non va bene su più righe, dobbiamo mettere una riga sola in cui scrivo, quindi l'azione principale è quella di scrivere. Dopodiché, come facilitazione, ho una lista che può comparire qua sotto con i suggerimenti, può comparire oppure no a seconda di cosa sto scrivendo. Così? Non è propriamente, è simile a una combo, non è propriamente una combo perché questa lista è dinamica, quindi scompare da sola, invece la combo la apro e la chiudo io. Sennò a me non fa tanto iPhone questa roba, però mi fa più web. È vero, non lo so, vista così mi piace poco. Vediamo se comincio a scrivere qualcosa. Sì, ad esempio su Google Ricerca lo fa, però su campi di testi di applicazioni ve lo vedete sul telefono. Google Maps cosa fa sul telefono? Fa così? Sì, ma Google Maps non ha campi di testi, solo più questi diventano. Però tu certo su Google Maps c'è in alto, io scrivo Corso Vittorio e compare, ha il campo di testo sopra e la tendina sotto, che si aggiorna automaticamente, cioè dinamicamente. Quindi vabbè, ci può stare. Non è una tendina che compare o scompare, però è sempre presente. Cioè nel momento in cui entro nel campo di ricerca, questa è sempre lì. A differenza del web, in cui compare solo quando comincia a scrivere nell'applicazione, perché lo spazio non è dinamico in un'applicazione mobile, è predeterminato, quindi in realtà
diciamo così, la faccio così, che più o meno è il layout che viene usato, un po' staccata sotto e che occupa un certo spazio. Ok, poi ho bisogno di un bottone prenota il viaggio, una conferma da qualche parte. Dove la mettiamo? Se fosse un form web probabilmente lo metterei qua sotto. Siamo su un dispositivo mobile qua qui a fianco, giusto? O no? Proviamo a vederlo. Quindi io immagino un bottone vai. Oppure immaginiamo un bottone qua sotto o richiedi viaggio. Qual è secondo voi più adeguato? Il primo, è più consono alle convenzioni dell'interfaccia utente. Perché vai dove? Qui. C'è anche una diciamo così, una vicinanza, quindi il layout mi suggerisce il significato dell'azione. Quando ho un elemento qua sotto, a parte che su uno smartphone si cerca di evitare, no, di dare controlli in alto e non in basso, perché siano facilmente attivabili, quindi non devi sempre scrollare, ma poi un bottone in basso in qualche modo è sempre un bottone che è riepilogativo di un insieme di informazioni. L'informazione è una sola. Questa non è informazione in più, è una facilitazione che mi aiuta a inserire qua. L'unica data che conta è questo. Questo non conta niente. Se qua scrivo indirizzo e lui qua me ne propone altri 10 che non c'entrano niente, che sono diversi, l'unica cosa che conta è questa. Sono d'accordo? Quindi io lo vedrei bene qua. Qual è, se vogliamo, il contro di avere il bottone qua? È il fatto che è un po' pericoloso, un po' facile da premere, no? Ma non è grave, nel senso che se io ho premuto vai per sbaglio, avrò ancora una non mi parte l'autista subito, no? Do ancora la videata di conferma, quindi avrò la possibilità di tornare indietro in caso di errore. Quindi c'è una certa possibilità di errore, ma l'errore non è grave, è facilmente reversibile. E qui bilancio, più facile e più veloce rispetto, più facile da fare, ma anche più facile da sbagliare. Non c'è la risposta esatta. Una buona risposta è andiamo a vedere cosa fanno gli altri. Andiamo a vedere applicazioni o siti che ci piacciono, che funzionano bene, che hanno molti utenti e copiamo. Copiamo. Copiamo perché vuol dire che usiamo convenzioni grafiche che alle quali gli utenti sono già abituati. Non c'è nessun editore che nel momento in cui stampa un libro decide che il titolo del capitolo lo mettono al fondo della pagina. Lo metto sempre in testa. Perché? Non c'è nessuno che vuole essere innovativo e spostare il posizione in cui mettono il titolo del capitolo, no. Non si fa. Perché gli utenti si aspettano che sia lì. Perché? Perché ci sono miliardi di libri stampati che usano tutti quella convenzione lì. Chi la fa diversa è come chi mi si inventasse la maniglia della porta in cui devi infilare il dito e tirare così, ecco. È innovativa, è nuova, ma è un'idea stupida. Perché l'utente, magari è, ma l'utente non sa, non se l'aspetta, non la sa decodificare. Quindi va bene, diciamo, essere innovativi e cercare di essere diversi,
ma non rompiamo mai la conoscenza pregressa che i nostri utenti hanno dei meccanismi di interazione. Copiamo cosa fanno gli altri. E poi con tanta fatica delle innovazioni possono anche nascere. C'è una cosa che io considero terribile. Quest'icona qua non significa, cioè non evoca nulla. Non la chiamo icona hamburger, ma perché è frustrante con me. Le prime volte che la vedevamo è cominciato a comparire due anni fa, sugli smartphone prima, poi dopo anche sui siti web, sui siti web, sui dispositivi mobili. Adesso tutti sappiamo che apre il menu. C'è avuto un po' di tempo, no? È stata un'innovazione messa dentro a forza. All'inizio non c'era un'icona per il menu, questa qui non si capisce che sia il menu. Però nelle sforze di design minimalista a un certo punto sono arrivati a questo. Questo dovrebbe riassumere il fatto che il menu è fatto di tante voci, e quindi se clicchi questo ti tira fuori le varie voci. Se io sono Google che comincia a usare questo su milioni di telefoni e su siti web visitati da miliardi di persone, ho qualche possibilità che dopo qualche mese, anno, a tutti gli utenti riescano a decodificare quell'icona. Se invece sono il mio sito e me ne invento una così, nessuno la capirà mai. E quindi non sapranno mai usare quel tipo di interfaccia. Quindi, a meno che possiate forzare una nuova metafora su milioni di utenti, cerchiamo di adottare e di continuare a seguire le metafore che sono già state impostate da chi ci ha investito prima. Quindi, Google Maps lo fa così, lo facciamo anche noi così, mi sembra, no? Posso vedere, mi sembra proprio che... Sì, in realtà non lo fa neppure perché è il tasto di ricerca nella tastiera. Ma già, dobbiamo mettere la tastiera, perché se l'utente deve scrivere, devo pensare che lui abbia una tastiera. Quindi keyboard. Quindi lui può o cliccare su questo bottone oppure semplicemente l'invio, il tasto di invio della tastiera, lancia la ricerca. Io ho lasciato un po' di spazio bianco qui perché da qualche parte dovrò scrivere il nome dell'applicazione, no? Quindi posso avere un titolo poi magari un pochino più piccolo di così, non lo so, con a fianco un'icona. Una cosa del genere. Quindi questo potrebbe essere il primo mockup, quello sul quale l'utente inserisce un indirizzo e avvia la ricerca. Come diceva il test del caso d'uso, specifica indirizzo di destinazione e richiede il viaggio. Allora, questo lo possiamo salvare. Quando salviamo ci chiede di dargli un nome.
Allora qui siamo nel progetto Tuber, qui abbiamo vari casi d'uso. Allora io il nome del mockup lo do indicando il nome del caso d'uso e il passo a cui sono arrivato, il passo che sto modellando, ok? Quindi il nome del caso d'uso era fare una richiesta di trasporto dalla posizione corrente, è un po' lungo ovviamente, possiamo chiamarlo richiesta, diamo il nome breve, e quindi questo caso d'uso lo chiamo richiesta trattino 1, perché 1 è lo step che sto modellando. A questo punto vado avanti, passo 2, anzi passi 2 e 3, il sistema mostra l'indirizzo di destinazione che ha compreso e il costo stimato del viaggio, il passeggero conferma, oppure 3A, il passeggero non conferma e torna al punto 1. Quindi io ho due cose da farvi vedere, l'indirizzo a cui ti sto portando e il prezzo stimato, e poi due bottoni, conferma o non conferma. L'indirizzo lo posso far vedere come testo o eventualmente posso anche, non mi costa niente, associarci una mappa non selezionabile, solo visualizzabile, faccio vedere il pippiolino di dove penso di portarlo. Allora vediamo se ci sta tutto. Allora, per fare il nuovo mockup io posso duplicare quello attuale, così evito di partire da zero, clone, e mi dà un nuovo mockup uguale. Attenzione che mi posiziono su questo, tolgo la tastiera, tolgo praticamente tutto tranne l'intestazione in alto, e quindi dirò qual è l'indirizzo selezionato, allora io posso avere un'etichetta che dice indirizzo selezionato, due punti, e poi ho un paragrafo di testo, perché l'indirizzo può anche essere su due o tre righe, eccetera. Questo indirizzo selezionato è una sorta di titolino, lo evidenziamo in qualche modo, e qui c'è l'indirizzo scritto. Posso mettergli sotto una mappa, e poi avrò i due bottoni conferma annulla. Il prezzo. Il prezzo lo metto vicino al bottone conferma, così è lì vicino. Quindi, allora mi serve una label. Costo del viaggio. Che ne so, 18 euro circa. Non mi ricordo più per fare il grassetto se si usano gli asterischi. Sì. A questo punto metto due bottoni. Se siamo su iOS sono bottoni, tipicamente sono larghi. Conferma. Giusto?
Cosa fa iOS? Fa uno rosso e l'altro grigio? O no? Nessuno ha un iPhone qua dentro? Verde e rosso? Verde e rosso, quindi conferma, lo facciamo verde. E annulla, lo facciamo rosso? Bastano pochi tocchi per agganciarsi subito all'immagine mentale che uno ha di un'applicazione. In realtà il bottone dovrebbe essere arrotondato, ma qui non ce l'ho nel... Fammi solo vedere se per caso... Ah, c'è questo bottone, ma questo è il bottone del menu che mi fa tornare indietro. Non c'è il bottone di conferma. Ok, questo mockup riassume il passo 2, il passo 3 e il passo 3A. Si chiamava così, no? 2, il sistema mostra l'indirizzo di destinazione e il costo stimato del viaggio. Sì, in più ci abbiamo anche messo la mappa. Il passeggero conferma, sì. Il passeggero non conferma, sì. Quindi questo qua lo possiamo salvare come richiesta 233A. Salva richiesta 233A. E in più possiamo aggiungere il link. Il bottone annulla, sappiamo che ci deve portare a richiesta 1. Il bottone conferma, non abbiamo ancora una destinazione. Poi posso tornare su richiesta 1 e dire che il bottone vai mi deve portare a richiesta 2-3. La tastiera purtroppo non c'è modo di associare qualcosa al bottone invio. Allora, cosa mi serve? Salvo questi due mockup. Quando faccio salva lui mi fa l'elenco dei mockup che ho modificato, perché posso passare tranquillamente da uno all'altro, li ho aperti tutti contemporaneamente, poi quando salvo mi fa vedere quelli che ho modificato. A cosa mi serve indicare il link? Mi serve dare un minimo di interazione, per cui quando io, come già che si fa, full screen presentation, vado a pieno schermo, lui mi cancella tutto l'editor e mi porta in modalità in cui io posso interagire con l'oggetto, con gli utenti. Mi fa diventare il mouse gigante in modo che io possa illustrare e non posso scrivere, non posso far nulla, non posso scriverci qualcosa dentro questa casella di testo, però posso cliccare sul bottone. Quando vado sul bottone il mouse si trasforma e sembra che io abbia fatto qualcosa. Ah no, ho cambiato idea, faccio annulla e torno alla pagina precedente. Quindi si riesce a interagire col mockup a un certo livello, insomma, secondo i link che sono stati previsti. Quindi l'utente non ha bisogno di vedere nulla, ha semplicemente bisogno di vedere queste cose. Se lo volete, questo l'abbiamo fatto con la modalità sketch o mockup, se lo vogliamo invece rendere un pochino più fedele possiamo andare in modalità wireframe e sembra già subito più nuovo, no? più finito, più rifinito. È lo stesso, ho solo cambiato la modalità di visualizzazione. In realtà non ha cambiato i font qua dentro, quindi un pochino si vede che ho barato. Ok. Qui ovviamente anziché 1, 2, 3, anziché una casella vuota, sarebbe bello mettere degli esempi di indirizzi. Quindi ad esempio qua potrei scrivere corso corso D,
sto scrivendo e qua sotto scriverò corso Dante Alighieri, corso Donatello, corso Luca d'Aosta, corso Luca degli Abruzzi o qualcosa del genere. Si fa capire cosa sta succedendo. Ok, andiamo avanti ai passi successivi. Cosa ci manca? Allora, ci manca l'uno, l'abbiamo fatto, 2, 3, 3A l'abbiamo fatti. Andiamo avanti sul caso principale. 4. Il sistema mostra un messaggio di attesa. Allora, io sono qui. Sono qui, ho appena premuto conferma. Quindi io mi immagino praticamente una schermata di attesa che dice sto cercando un'auto che ti porti in quel posto, che è quell'indirizzo che hai selezionato. Potrebbe essere anche la stessa videata con sopra una bella clessidra che gira per dire attendi, è un messaggio che ti dice sto cercando l'auto. Quindi io partirei, però questa è una scelta, potete anche immaginare una pagina completamente vuota, ma semplicemente un messaggio di attesa. L'importante è che ci sia il messaggio di attesa. Quindi noi facciamo un clone, vuol dire che nella pagina successiva ovviamente non ho più i bottoni conferma nulla, tutto il resto posso averlo e... c'è qualcosa per l'attesa? No. Beh. Non ricordo di averli mai visti. Ok, non c'è. In questo caso cosa possiamo fare? Lavorare di fantasia, metterci un'immagine, qua, per dire qua dentro ci sarà un'immagine. Adesso al momento non abbiamo nulla, indichiamo semplicemente lo spazio in cui andrà a finire l'immagine. Poi cosa possiamo fare? Possiamo andare a cercare un'icona, uno stencil da qualche parte, o catturiamo una videata, andiamo a cercare su qualche sito di icone o di immagini, troviamo l'immagine e ce la possiamo importare qua all'interno del progetto. C'è una voce che si chiama Project Assets, cosa fai di tutto? Project Assets, che adesso è vuota, ma contiene tutti gli assets, cioè i media aggiuntivi. Quindi io qua dentro posso caricarci una serie di immagini che carico da fuori. Dov'è che si fanno? Ah, non ce l'ho qua, lo faccio sulla pagina principale. Devo chiudere il mockup, tornare sulla pagina principale e caricare delle immagini. Quindi sono delle immagini altrove, le posso caricare e inserire qui, oppure direttamente, se non sbaglio, da qua, ecco, Project Assets, Attach File. Quindi se ho scaricato un file immagine che è l'immagine che contiene l'immagine che voglio vedere lì, la posso caricare e viene inserita nel progetto e utilizzata al posto. Quindi al momento sto ragionando sul layout, ok, lo metto lì e poi mi ricordo, perché si vede che quella croce lì non è proprio il risultato finale, mi ricordo che dovrò poi trovare un'immagine adeguata per mettere in quel punto.
qui. Questo strumento viene, è usato proprio per essere, cioè pensato proprio per essere usato in modo incrementale. Via via che procedo posso aggiungere informazioni e renderlo sempre più completo. Abbiamo detto che da qualche parte ci vorrà anche un messaggio che potrebbe essere qua, una stringa di testo qua sotto. Non so se metterlo qua, no, aspetta, il colore del testo era nero, il testo era qualcosa di questo genere. Quindi noi da questa pagina, cliccando su conferma, andiamo su quest'altra, in cui qua vi immaginate i pallini che girano, che vi danno attesa e vi dice sto ricercando un guidatore. A un certo punto non posso fare nulla su questa pagina. A un certo punto passerò alla pagina successiva. In realtà il non posso fare nulla mi mette a disagio. Per cui forse mi converrebbe ritornare al caso d'uso e prevedere qua dentro anche un bottone annulla, annulla la ricerca. Non l'avevo previsto, quindi adesso per essere coerente col mio caso d'uso non ci devo mettere niente. Però vedendolo è qui che l'iterazione di progetto vengono qua. Quando arrivo al passo dopo mi accorgo che al passo prima avevo dimenticato un pezzo o non l'avevo pensata bene fino in fondo. Ci sta. Allora, vuol dire che comunque noi lo possiamo salvare, questo è il passo 4, il sistema mostra un messaggio di attesa, quindi questo lo salvo con nome richiesta trattino 4 e ne approfitto per tornare sulla richiesta 2.3 e mettere il link al bottone conferma. E lo salvo. Poi dal punto 4 al punto 5 come faccio ad andare avanti? Non c'è nessuna azione dell'utente che possa portare avanti, però io nell'uso del mockup lo devo fare, lo devo mettere, devo permettermi di andare avanti. Allora, quello che posso fare, ad esempio, è barare, mettere un bottone fuori, ho scritto trovato, l'autista trovato, guidatore trovato. Che farò diventare un link per andare alla pagina successiva. In qualche modo devo uscire da qua, no? Non c'è nessun automatismo per dire dopo 8 secondi passo. Passa dove? Passa all'ultimo mockup, no, l'ultimo quasi, penultimo forse, 5, il sistema conferma la presa in carico del servizio, punto 5. Allora, a questo punto sarà ancora, secondo me, una pagina uguale a questa, con una bella conferma scritta sotto, bella evidente, servizio confermato. Quindi sono tutte varianti della stessa pagina, dello stesso mockup. Clona ancora una volta. Qui a questo punto questo bottone non mi serve più, questo non mi serve più, questo non mi serve più. E sotto metto ad esempio un bel bottone, bello bello grande grande. Che ce la facciamo.
tipo servizio confermato, cose di questo genere. Io lo immagino a bottone, perché poi schiacci quello, l'applicazione si chiude e sei a posto. Con altri modi. Potrebbe anche essere un'etichetta, ma solo un'etichetta non ti permette di uscire, no? di concludere. In realtà non serve a niente che l'utente si prema, ormai il servizio è stato confermato. E questo è il mockup 5. Se poi, cosa mi manca ancora? Mi mancano ancora due mockup minori, il 5A, cioè il sistema rifiuta servizio, nessun autista trovato, quindi sarà uguale a quello col bottone rosso anziché verde, scritto autista servizio non trovato, se premo quello torno all'inizio per poter eventualmente fare un'altra ricerca, e il 2A, che dice che l'indirizzo non è stato riconosciuto, torna al punto 1. Quindi sono due mockup di errore. Il 5A è quello facile, dicevamo. Cloniamo il 5 e diciamo guidatore non trovato, servizio annullato. Lo facciamo rosso, ma non ci sta. E lo facciamo tornare alla pagina 1, se premi il bottone rosso torni alla pagina 1. Come faccio a raggiungere questo mockup? Come fa il mockup a sapere che ho sbagliato? Non lo può sapere. E quindi io qua, come avevo messo il bottone guidatore trovato, aggiungerò un altro bottone guidatore non trovato. Così simulo diversi eventi. Guidatore trovato mi porta al passo 5, guidatore non trovato mi porta al passo, nessun passo perché non ho ancora salvato, quindi fatemi salvare questo, richiesta trattino 5A, e adesso lo posso linkare. Mi manca ancora il 2A, che in due minuti si può fare. Il 2A non è altro che, una variante molto più brutta di questo, che dice essenzialmente, o potremmo farla qua direttamente, clicco vai e lui mi dice indirizzo non trovato. Quindi cloniamo la 1, quindi togliamo la tastiera, lasciamo l'indirizzo che ha scritto lui e ci mettiamo un bottone che potrebbe chiamarsi, diciamo bottone belli grandi, siamo in strada, non abbiamo tempo di andare a cliccare sui dettagli, dai, su regge ancora due minuti. Indirizzo non riconosciuto, rosso, e mi porta di nuovo alla pagina 1. Questo bottone vai non lo tolgo perché sennò mi sballa il layout, ma sicuramente lo disabilito, è stato disabilitato, non lo posso cliccare. Come faccio ad arrivare a questa pagina di errore? È la forza, quindi in realtà qui ci sarebbe il bottone vai, ma poi mi metto un bottone a fianco che simuli l'errore, il quale mi linki non richiesta 223A, ma è già non l'ho salvata, richiesta 2A.
Quindi qua abbiamo probabilmente completato tutti i casi possibili. Ho l'applicazione, inserisco l'indirizzo viene riconosciuto, lo annullo, torno indietro, se invece vado avanti posso confermare, mi dà l'attesa, guidatore trovato, servizio confermato e qui finisco. Non posso più far nulla. Posso tornare indietro con le frecce, vabbè, poi posso simulare il fatto che qui invece l'indirizzo non sia valido, che c'è errore, mi dà questo messaggio, torno indietro. Ci piace, non ci piace, farlo su due pagine diverse e qui si può giocare con gli utenti. Qui abbiamo implementato ciò che ci richiedeva il caso d'uso. Può darsi che scopriamo che ci siano modi migliori. E poi l'altra cosa che possiamo fare è guidatore non trovato, che ci porta a questa pagina di errore dalla quale poi posso tornare all'inizio. Ok? Martedì ci potete giocare anche voi. Ricordatevi di registrarvi sul MyBalsamic così non avete problemi di password in laboratorio.